paese cambierà. E se la riforma della giustizia non la fa il Parlamento, la fate voi, con la vostra matita elettorale. Quindi grazie. E lo dicevo ai giornalisti, la federazione di centrodestra a cui stiamo lavorando è questa: lavorare insieme per riformare la giustizia, tagliare le tasse, difendere dagli italiani dall'immigrazione clandestina e dall'eccesso di burocrazia. Quindi grazie agli amici del centrodestra, da Forza Italia, ai socialisti, ai liberali, all'UDC, a tutti coloro che ci daranno una mano. Mancano solo i grillini, però sono più impegnati a litigare, al momento non ne abbiamo notizie. Non la faccio lunga, vi posso solo dire che abbiamo cominciato ieri questa raccolta di firme. Ragazzi, i soldi che abbiamo sono questi, quindi se oltre alla firma ci date 2 euro magari prendiamo un'altra cassa la prossima volta. Però vi volevo dire che le foto che mi arrivano da tutta Italia, che vedrete stasera sui social e nelle televisioni, danno la coda ovunque, da Roma alla Sicilia, da Treviso a Milano, vuol dire che la gente ha voglia di cambiare, processi veloci, certezza della pena. Noi vogliamo i colpevoli in galera e gli innocenti fuori dai tribunali, perché non è possibile che accada al contrario. Bravo! Quindi in bocca al lupo. E a proposito di processi, venite a trovarmi a Palermo il 15 settembre, dove comincia il mio di processo. Ho difeso l'Italia e ne sono orgoglioso. Grazie Alicia, grazie ad Adriana, grazie a tutti, non voglio fare torto a nessuno, soprattutto grazie a voi. E io penso che dopo un anno e mezzo di paura e mitaccio, il peggio sia alle spalle e adesso c'è un'Italia che vuole correre. Quindi noi faremo di tutto per aiutare le famiglie, per aiutare le imprese. Faccio sempre un appello perché quest'estate gli italiani rimangano in vacanza in Italia, perché in Puglia c'è uno dei mari più belli del mondo e non c'è bisogno di andare a cercarlo in Grecia o in Francia. E poi buona firma da oggi in tutti i comuni italiani, e aspetto con ansia venerdì sera alle 9 Italia-Spagna. Spero che i giocatori della nazionale si inginocchino alla fine della partita dopo aver vinto la partita, non prima. Grazie, viva Bari, viva la Lega, viva il Centro Unito. Buona firma a tutti.